Nella città di Chioggia viene introdotta una nuova figura professionale, l'Health City Manager, una nuova risorsa dedicata a promuovere la salute come bene collettivo, un bene che spesso, lo sappiamo, viene trascurato fino a quando non viene a mancare. Un ruolo che si inserisce all'interno di un più ampio progetto di segretariato sociale con l'obiettivo di diffondere una consapevolezza diffusa sull'importanza di uno stile di vita sano e sostenibile. Sandro Marangon, assessore alle politiche sociali di Chioggia, sottolinea che l'Health City Manager avrà il compito di guidare la comunità verso pratiche salutari, considerando la salute come un bene comune che riguarda tutti. Il sindaco Mauro Armelao aggiunge che anche le amministrazioni pubbliche devono impegnarsi per promuovere scelte consapevoli tra i cittadini, pianificando azioni durature e in collaborazione tra i vari assessorati. Questa figura, l'Health City Manager, è stata istituita nel 2017 dall'Health City Institute di Roma. Integra le esigenze di salute della popolazione con le iniziative dell'ente pubblico, creando sinergie tra tutti gli attori coinvolti. Il percorso formativo dell'Health City Manager è offerto dall'Health City Institute in collaborazione con l'Università La Sapienza, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e con il Dipartimento per le Politiche Giovanili del Ministero per lo Sport e i Giovani. Oggi ci sono circa 300 professionisti che operano in vari enti pubblici, in enti privati e nel terzo settore in Italia. Chiara Spinato dell'Health City Institute evidenzia che l'Health City Manager lavora per superare le divisioni settoriali, implementando azioni concrete in settori come accessibilità, sostenibilità ambientale, mobilità sostenibile, inclusività, sport e sostegno alle fasce più fragili della popolazione. Altre città hanno già sperimentato con successo questa figura. L'adozione di Chioggia dimostra una visione lungimirante nella tutela della salute dei cittadini. Gilberto Stival, nominato Health City Manager di Chioggia, afferma che il primo passo sarà raccogliere dati sulla popolazione per identificare le principali problematiche e le potenzialità, collaborando strettamente con il mondo dell'associazionismo locale. Tra i temi prioritari ci saranno la promozione del cammino collettivo, i benefici dello sport, l'educazione stradale in ottica di mobilità sostenibile. Stival si impegna a trovare soluzioni innovative, ad apprendere dalle esperienze di altre città e a condividere i risultati che otterrà Chioggia con altre realtà. Personalmente siamo curiosi di conoscere in concreto le soluzioni che saranno prese di volta in volta. E speriamo di essere tenuti al corrente dei progressi che farà questa nuova figura professionale. AF Energia, ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.